Prima vittoria e primi punti per l'Alba Adriatica, che a Luca Vallese si impone 3-1 sulla Granatura Angolana vincendo in rimonta. Doppietta di Cramellà e gol di Torre per la vittoria della squadra di De Amicis, mentre agli uomini di Rachini non basta l'iniziale vantaggio di Miani, segnato nella prima frazione di gioco. Match molto intenso sin dalle prime battute, con l'Alba Adriatica che palleggia maggiormente, cercando spesso di offendere, sfruttando le corsie esterne, mentre l'Angolana aspetta e riparte. Il primo squillo dei padroni di casa arriva al 19esimo, con una punizione dalla tre quarti di Passamonti che viene respinta da Pelusi. Alla mezz'ora, Alba Adriatica ad un passo dal vantaggio, con una stupenda punizione di Passamonti, palla che sbatte sulla traversa. La risposta dell'Angolana arriva poco più tardi, con una conclusione da fuori di La Selva che viene respinta da Verissimo. Sono solo le prove generali del vantaggio, che arriva al 38esimo, con Miani, che sfrutta un errato disimpegno della difesa locale, entra in area e con un sublime destro a giro insacca sul secondo palo, 0-1. Immediata la reazione dell'Alba Adriatica, con Fabrizi che entra in area e calcia col mancino, trovando la risposta di Pelusi. Sulla respinta, nuovo tentativo del numero 6 e gran risposta dell'estremo difensore ospite. Scoppiettante finale di tempo. Al 44esimo è nuovamente il turno dell'Angolana, con D'Amico che dall'interno dell'area si gira e calcia, trovando la risposta di Verissimo. La seconda frazione si apre con l'Alba Adriatica vicinissima al pareggio, con Giovannoni che sugli sviluppi di un corner stacca di testa colpendo a botta sicura, salvataggio sulla linea di un difensore dell'Angolana. Sul capovolgimento di fronte, chance per la Granato Curi, con Fares che mette al 100 per D'Amico, ma il numero 7 manca il tapin a porta vuota. Al 65esimo, ennesima chance per la squadra di Amici, con Torre, che sul cross dalla destra di Stefano spara alto di testa da pochi passi. Solo 5 minuti e i padroni di casa trovano il meritatissimo pareggio, con i Cramellà, che servito in verticale, salta Pelusi e l'insacca a porta vuota, 1-1. Al 74esimo Angolana in 10 per il doppio giallo rimediato da Scurti, ma 120 secondi più tardi sfiora nuovamente il vantaggio, con un colpo di testa del neo entrato Tidiane che termina fuori di nulla. Dal possibile 1-2 al vantaggio dell'Alba Adriatica, con Torre che sugli sviluppi di un corner insacca da pochi passi bruciando Fuschi, 2-1. Nel finale Rachini manda in campo Di Rocco e Mottini, ma al minuto 84 l'Alba Adriatica chiude la partita, con un rigore conquistato da Di Stefano e realizzato dai Cramellà. 3-1 e doppietta, fischio finale. Primo successo per l'Alba Adriatica, che conquista la vittoria con una prestazione convincente. Per l'Angolana, passo indietro rispetto alla vittoria contro il San Buceto. Allora, siamo con mister Rachini. In primo tempo la sua squadra ha fatto filtro al centrocampo e siete riusciti a passare in vantaggio con un'ottima ripartenza. Nel secondo tempo forse questo atteggiamento è venuto meno. Nonostante tutto avete avuto due importanti occasioni, poi magari l'espulsione ha complicato un po' tutto. Sì, nel primo tempo abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo passati in vantaggio, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire, abbiamo avuto due o tre situazioni per raddoppiare. Questo è stato il primo tempo, una partita giocata molto bene dalla mia squadra. Poi nel secondo tempo sinceramente vogliamo commentare la partita, vogliamo commentare quello che ha combinato la terna arbitrale. Avete visto tutti quello che è successo Da una possibile superiorità a favore della mia squadra sull'1-0 siamo passati a un'inferiorità numerica. C'è stato un errore tecnico clamoroso dell'arbitro perché il numero 2 doveva prendere il secondo giallo e questo l'hanno visto tutti. E quindi lì poi diventava tutta un'altra partita perché in superiorità numerica più in vantaggio di un gol, sinceramente per quello che aveva fatto la mia squadra era tutto meritato. Poi ripeto, quello che ha combinato l'arbitro lo lascio commentare a voi, io non voglio dire niente, mi dispiace per la mia squadra che ha subito un passivo di 3 gol, ripeto, per quello mostrato in campo non c'era questa differenza. Analizziamo gli errori perché sicuramente qualche errore la mia squadra l'ha commesso, però qualcun altro si deve fare un po' di esame di coscienza sicuramente. Man of match della partita, senza discussione, una doppietta, una grande partita, ma soprattutto una vittoria molto importante per la squadra. Sì, questa vittoria in questo momento ci serviva dopo che avevamo già avuto alcune sconfitte precedenti. Io il primo tempo è stato un po' dura perché perdevamo 1-0, però abbiamo avuto, diciamo, il coraggio e la forza di rifarci, infatti poi la partita è finita 3-1. Grande rimonda per noi.